No, volevo solo dire che la società fa seguito agli appelli del questore, del sindaco, rivolti alla tifoseria per fare in modo che la partita di domani sia semplicemente un avvenimento sportivo e non abbia altri risvolti. Naturalmente anche la società, ringraziando l'amministrazione comunale e il questore, intende rivolgersi ai tifosi affinché non raccolgano eventuali provocazioni e tengano quell'atteggiamento composto che ha sempre contraddistinto la nostra tifoseria in questi anni della presidenza di Cercassi. Siamo sicuri e convinti che tutte le preoccupazioni che c'erano state, ad esempio prima della gara della Roma, risolversi in maniera brillante come l'altra volta. Okay. Ma avete avuto perché dei segnali anche negativi in questi giorni, in questo senso, per il C'è problema di rapporto di... questa pre quella preoccupazione, naturalmente, quella preoccupazione che investe preposti all'ordine pubblico percepisce anche in società, perché alle riunioni dei GOS partecipa pure l'Atalanta Calcio, quindi sappiamo e siamo al corrente di tutte le preoccupazioni che ci sono, ma siamo anche convinti che si stanno attuando tutte le misure preventive affinché si possano scongiurare incidenti. Se queste saranno adeguate per quelli che verranno da Verona, l'appello va naturalmente alla tifoseria atalantina affinché questa partita, che si sa per tradizione ed anche per rivalità fra le due tifoserie, una partita a rischio, affinché questa partita a rischio possa trasformarsi semplicemente in quello che tutti auspichiamo, cioè un bello e importante evento sul campo, sportivo, limitato al campo, anche perché sono le due squadre rivelazioni del campionato, Atalanta e Verona, stanno appaiate in classifica e magari alla vigilia del campionato, se ce l'avessero detto, credo sia a Verona che all'Atalanta, saremmo stati tutti felici di vivere questa giornata come una festa calcistica e non per altri sport. Ok, grazie. Grazie.